Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sul canale di Ridden Riders. Bentornati alla Malle Motor, un evento di enduro navigato che si tiene a Rimini e che io personalmente aspetto con ansia tutto l'anno. 8 km di spiaggia e percorsi che sono tutto fuorché semplici o prevedibili. Quest'anno abbiamo avuto anche la criticità del tempo, che non è stato proprio clemente fino ai giorni precedenti all'evento e che per fortuna ci ha graziato per questi 4 giorni. Questo ci ha regalato dei terreni particolarmente umidi e a volte non proprio semplici da affrontare. Mamma mia! Come potete vedere già dai primi metri, c'era chiaro che i percorsi non sarebbero stati proprio una passeggiata, mettiamola in questi termini. Diciamo che con un monocilindrico te la saresti divertita parecchio, con una bicilindrica ti ci dovevi divertire di più. Ma ragazzi, questo non è nemmeno un single track, è un sentiero trekking, porca troia. Per una sorta di senso di sopravvivenza, nei tratti che sapevo già guardando da Osman essere particolarmente tecnici, mandavo in avanscoperta Federico col 690 in modo che potesse prevedere, diciamo, la linea più pulita, avendo lui esperienza di guida anche con il GS, quindi sa che cosa significa guidare qualcosa di veramente pesante su sentieri non proprio semplici. Oh, oh shit. Devo ammettere che la cosa che mi è piaciuta particolarmente quest'anno è stata che di punto in bianco ti apparivano davanti panorami del genere, e qui il ringraziamento va fatto a Valentino, che è un tracciatore della Madonna, ci ha tirato fuori dei percorsi veramente allucinanti. Non ci siamo annoiati neanche un secondo nell'arco di 3 giorni di guida. Fango, pendenze, rocce, abbiamo incontrato la qualunque, e devo ammettere che pensavo di dover avere più difficoltà. L'anno scorso l'ho fatta con il Dominator, che comunque si leva quasi 50 kg con il KLE, e mi aspettavo che questi chili in più li avrei sentiti, e invece devo dire che si è comportata veramente bene. Gli unici punti in cui ho dovuto chiedere aiuto era in cui non arrivavo io con le gambe, cioè sono nano e quindi non ci arrivo. Uno più alto di me, Fede, perché sono basso, non ci arrivo, tu c'hai più gambe, vai Fede. Non so se ce l'avrei fatta comunque, però senza frizione veramente. Oh, cado. Vai, vai Nicolò. Everyone, Malle Motor, giorno 2. Buongiorno. Buongiorno boss. Perfetto. Perfetto. Per citare le parole di Phil, non ero consapevole di quanto fossi stanco fin quando non sono entrato in spiaggia il secondo giorno. Ecco. La spiaggia era come una doccia gelata appena svegli, perché tu non, cioè, pensavi di essere sveglio, ma appena mettevi le ruote nella sabbia capivi che in realtà no, avresti dovuto minimo fare 4 volte il giro del piazzale correndo nudo, perché altrimenti non ti saresti mai preparato psicologicamente ai primi 30 metri di spiaggia. Bene signori, comincia il secondo giorno di Malle Motor. Are you ready? Siamo all'inizio della prima PS che sta per pronto soccorso, e adesso vediamo un po' che cosa portiamo a casa. Il secondo giorno è stato segnato da fango, canali, canali, fango. Quando sono tornato ho tolto circa 7 kg di fango tra paracoppa, motore, scoricatena, era ovunque. Ci ho messo un giorno a lavare tutta la moto. Molto bagnato,
tante pendenze, ma devo dire che comunque è stata una giornata molto divertente e abbastanza scorrevole, tutto sommato. Bello! Minchia, a me così mi piace, ma a me la discesa che mi rompe il cazzo, invece quando è in salita me la godo proprio come stavi, capite? Degli oltre 600 km di percorsi che ci hanno proposto gli organizzatori della Malmutor, i ragazzi di Drum, questo è l'unico passaggio che non sono riuscito a portare a compimento, perché soffro di vertigini e quando vedete dove stiamo andando a finire, beh, capirete voi da soli il perché. Guarda, fai così, tirati la ruota davanti. Ok, vado. Ancora? Ecco, io che non ho mai avuto una grande passione per fare le scale, dopo questa edizione della Malmutor, penso che di gradini ne ho avuto a sufficienza. Ragazzi, quanti scalini abbiamo fatto, a salire, a scendere, quanti gradini, mamma mia. Non pensavo che il KLE riuscisse a sopportarne così tanti. Ma guarda, è da qua a là, poi lì c'è l'asfalto. Oh, com'è? Lampeggia di rosso. No, ti sto chiedendo come va. Ah, scusa. No, bene. Almeno 5-10 all'ora li devi fare. Un minimo che strisce, vaffanculo. Però non farle prendere troppa velocità, sennò ti rimbalza. Sì, siamo alla discesa della morte. Adesso io e Alex ci stacchiamo, che rimangono vince il prof. Lunghezza? Perché dalla mappa non mi sembra tanto. Di questa discesa? No, un po'. 60 metri, sì. Non è 100 metri. Oh, quindi della serie one shot. Ti caghi addosso quando sei lì, ma sbattiti nel cazzo. Anche se la traiettoria non è giusta, vaffanculo, lascia andare giù. Perché se ti fermi. Ha detto chiappe strette, peso indietro e prega. Vai! Mantieni sempre la sinistra, ok? È più pulito per terra. A destra è pieno di sassoni. Oltre a ringraziare Federico per avermi fatto praticamente da apripista nelle sezioni complicate, va fatto un grandissimo applauso, ma di quelli proprio giganteschi,
a Gianluca, al dottor Zucco, perché si è fatto tutta la Malmutor con l'anteriore, ok, una capra extreme di Atlas, ma dietro con la capra X. Questa è nel puro forte. Targa. Eh? Non è la targa. Come non ho la targa? Non ho la targa. Non ho la targa. E buongiorno, buongiorno dal terzo giorno di Malmutor. Ci stanno tirando a lucido la spiaggia. Qui c'è il boss dei boss che porta a spasso le panchine. Adesso aspettiamo che ci danno il via, poi andremo verso la fine della spiaggia. La spiaggia del terzo giorno è stata abbastanza particolare perché nella notte c'è stato mare grosso e ha portato a riva una marea di tronchi, quindi era un misto fra un percorso estremamente semplice e un percorso a ostacoli stile enduro, leggero ma stile enduro. Che spettacolo! Wow! Ciao mamma, adesso dovremmo vedere arrivare il signor Valentino. Guardate il Tama come gira, guardate, guardate. Oh! Tu ti nippal, voglio! Ti nippal! Troia! E qui c'è stato il King del fango. Signori, una salita con una pendenza allucinante e una quantità di fango che è ancora peggio. Ha veramente messo in ginocchio un sacco di gente. Specifica sezione penso di essere stato guidato da un'energia sovrannaturale, perché ho detto più o meno 30 volte ok, ora vado giù, e inspiegabilmente sono arrivato alla fine del tracciato.
Devo dire che questa sensazione mi ha accompagnato per tutti i giorni della Malmutor di quest'anno, sintomo del fatto che non hanno assolutamente tradito le mie aspettative. Hanno creato l'anello mancante fra le moto cavalcate in cui fai una passeggiata da un punto A a un punto B e gli eventi agonistici. Ecco, qui si respira il clima, il percorso, la sfida dell'evento agonistico, ma con la consapevolezza che attorno a te c'è solo gente che vuole godersi il fuoristrada.